Ce la farete entro l'11 di aprile a vaccinare? Penso proprio di sì. Preoccupato per la visita di figliolo? Non è che ci militarizza la regione. L'ho invitato io. Beh, questo è chiaro. Va bene? Mi pare che lo abbia detto anche lui. Va tutto bene? No, come dalle altre parti dobbiamo migliorare, altrimenti non ha senso verificare il piano. Come io avevo detto, il piano, l'essenza del piano è nella verifica degli scostamenti, cioè verificare se ciò che si è pensato è in linea con quello che si deve fare sul terreno. Le idee però ci sono, ho visto un piano coerente col piano nazionale, e questo mi conforta molto. È andato tutto bene fino ad oggi in Lombardia? Non rilascia dichiarazione, ha già fatto. Ma lei come valuta la campagna vaccinale fino a questo punto in Lombardia? Perché se lo meritano. Come valuta lei anche politicamente le difficoltà che ci sono state in regione Lombardia? Hanno lasciato a casa i vertici, di solito quando stava male i vertici sono i primi a lasciare, e quindi se li hanno lasciati a casa si sono accorti anche loro che qualcosa non funzionava. Generale, ma lei non è venuto a militarizzare la regione, vero, oggi? La regione più grande, 10 milioni di abitanti, e quindi il buon andamento della campagna in Lombardia è sicuramente gran parte del buon andamento della campagna nazionale. Questa è la bella Italia, fare insieme le cose si possono fare spendendo anche poco, ma andando all'obiettivo. Questo è un grosso centro, il presidente Conte parla invece anche di 50.000 centri. No, non facciamo domande, diciamo due cose. No, le domande non sono ammesse. No, le domande sono ammesse, ma siccome abbiamo diversi, diversi step. La situazione com'è? Possibile andare avanti così? Dovrebbe essere la regione migliore d'Italia, invece è la peggiore. Stiamo proseguendo insieme all'ingegner Curcio il nostro viaggio per l'Italia al fine di verificare sul campo come prosegue la campagna vaccinale. Generale, scusi, una domanda. Generale, un commissariamento della Lombardia, lei. Scusate, è andato tutto bene, generale? Senza stampa, senza domande? Senza domande? Queste polemiche stanno, polemiche che sinceramente io trovo stucchevoli e che non sono degne di un paese come il nostro. Io credo che ciò nonostante i numeri stiano dando ragione a chi sta lavorando e forse un po' torto a chi sta cercando soltanto di speculare ignobilmente su qualche cosa che non funziona. Invece... Eccolo qua. Vabbè, proviamo a sentire il direttore sanitario. Ma certo che nel giorno della visita del generale Figliuolo in Lombardia lei viene qui al centro vaccinale del suo comune e se lo trova chiuso, che effetto fa? Speravo che venisse qui a vedere anche lui, insomma, sia come siamo organizzati, sia come in realtà la macchina che è pronta non è messa in condizione di funzionare. Dove è andato lui oggi funzionava tutto. Naturalmente, ovvio. Qui la capacità operativa è intorno ai 400 vaccini al giorno, aumentabile fino a 600-700. Sabato scorso poi improvvisamente le liste sono diminuite di colpo, invece di arrivare le solite 400 persone sono arrivate nominativi per un centinaio. Oggi è mercoledì e stamattina invece erano solo 80 persone, che poi sono diventate 90. A quel punto lì, una volta esaurite queste persone, il centro è stato chiuso e non sappiamo domani se riaprirà
perché può riaprirsi solo se arrivano alla lista delle persone. Si sente un po' stucchevole. Sono stuccato, va bene?